Sì, c'ho il microfonino. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io direi, giusto per cominciare, per capire un po' chi siamo, inizio io con una brevissima presentazione su di me e poi direi di fare un giro di presentazioni, così almeno io so chi siete voi, cosa fate, cosa volete fare, perché siete qui fondamentalmente. Vabbè, io innanzitutto voglio ringraziare l'associazione che mi ha invitato, ovviamente la regione che con i finanziamenti permette la realizzazione di questi bellissimi esempi di formazione e di partecipazione della popolazione. Io ho 36 anni, vivo in Turchia, ve la faccio estremamente breve. Dopo aver cercato più e più volte la mia strada da un punto di vista professionale, nel mondo, insomma, anche con gli studi, eccetera, a un certo punto mi sono reso conto di essere molto insoddisfatto e di avere una passione molto forte nei confronti di tutto ciò che è bicicletta. E ho cercato di capire, l'ho fatto per 2 anni ho cercato di capire se la mia passione per la bicicletta potesse diventare una professione. Dopo 2 anni di tentativi, la risposta finalmente è sì. La mia passione per la bicicletta è potuta diventare una professione appunto che sono riuscito a costruire giorno per giorno, sbagliando molto, facendo alcune cose giuste e con alcune attenzioni che poi vi andrò a spiegare durante questa lezione. In questa lezione io parlerò di marketing applicato al mondo della bicicletta. Al mondo della bicicletta è inteso però in senso più esteso possibile, quindi il titolo che ho voluto dare alla presentazione è il marketing della bicicletta, oltre la bicicletta e oltre il marketing, nel senso che è un momento in cui siamo in un. Ma ve lo spiegherò piano piano. Io chiedo invece a voi adesso di fare un piccolissimo giro di presentazione, così per chi al microfono parli, insomma. Sul fatto, cioè, come te, sono anch'io alla ricerca e sto cercando di capire se effettivamente la passione per le due ruote possa diventare un Una vero e professione. proprio lavoro, una vera e propria professione. E quindi grazie della tua partecipazione e questo è quanto. Allora, il rigoroso, diciamo, ordine. Io mi chiamo Giovanni, ho 47 anni e gioco in casa perché sono un educatore, un educatore dei servizi sociali. Quindi una figura abbastanza nuova nel panorama degli enti locali, perché di solito negli enti locali, nei servizi sociali, sentite parlare soprattutto di assistenti sociali. Il comune di Bari in questo panorama è abbastanza, come dire, innovativo perché prevede la presenza anche degli educatori all'interno dei servizi sociali. Questa cosa non perché la dice un educatore, ma perché è vera, arricchisce molto l'intervento dei servizi sociali, li rende dei punti di riferimento importanti, soprattutto per gli adolescenti, soprattutto per i giovani, per tutto ciò che riguarda le azioni che hanno a che fare con il progetto di vita. Ecco, chiamiamolo semplicemente il progetto di vita, quindi l'orientamento scolastico, l'inclusione lavorativa. E questo è un po' il mio lavoro che svolgo qui ormai dal 95, quindi sono abbastanza veterano qui al quartiere San Paolo. Sono un ciclista appassionato, ho dato anche una clavicola e quindi alla causa. Speriamo che te la restituisca. Non in perfette condizioni, quindi voglio dire, c'è rimasto la clavicola fuori posto, quindi, nonostante l'intervento. E quindi, ma nonostante tutto, insomma, mi sono rimesso subito di nuovo sulla bici, insomma. Perché sei venuto oggi?
Senti, sono qui oggi perché in parte per un interesse legato a tutto ciò che è bicicletta, ma soprattutto perché credo molto nel lavoro che stanno svolgendo questi amici, colleghi, insomma, credo di dare molta, sento molta energia nel loro lavoro. Credo che probabilmente questo quartiere ha bisogno di energie nuove. Penso di poter offrire un pizzico di know-how rispetto a quello che è la conoscenza di questo territorio, insomma. Non vorrei, diciamo, fare la parte di Virgilio, diciamo, però mi sento tanto di accompagnarli, questi ragazzi. Quando... Ci vuole anche Virgilio, ci vuole Dante e ci vuole Virgilio. Ciao a tutti, sono Michele, insieme a Melita e Corrado abbiamo fondato l'associazione Passi da Ciclope qui al San Paolo con l'idea di portare un luogo aperto per che potesse appunto fare integrazione e inclusione di ragazzi mediante appunto attività di ciclofficina. Per questo appunto, come diceva Giovanni, lo conosciamo perché insomma abbiamo pensato di interagire con lui, con i servizi sociali per cercare di, e non solo, anche con le altre realtà sul territorio, per cercare di fare rete, riuscire insomma a coinvolgere quante più persone possibili per la miglior riuscita del progetto. Grazie. Io sono Blanca, sono architetta urbanista, vengo dalla Spagna, ho girato un po' l'Italia, la Francia e qua, e tra le mie idee, tra le mie convinzioni sono un po' vorrei lavorare sulla sostenibilità, la mobilità sostenibile, rigenerare i quartieri, no? Un po' fare la città per i cittadini, e ho trovato questo evento, mi trovo qua. Benvenuta. Sono Francesco, ciao. Con Blanca facciamo squadra, siamo in uno studio che ci occupiamo di città, e quando ti occupi di città ti occupi del movimento urbano, in qualche modo ti scontri con una bici e siamo qui. Ciao, io sono Afro e faccio parte di Janub, quindi abbiamo organizzato insieme un po', o meglio, ci siamo ritrovati nell'organizzazione di un laboratorio che poi ha unito Lecce e Bari, e quindi in questo processo diciamo, poi abbiamo fatto una cosa un po' più grande che unisse le due situazioni. Io faccio l'architetto e l'urbanista, e credo che diciamo, lavorare oggi sulla cultura della bicicletta è una cosa che è basilare, e trovare delle forme adeguate per farlo in maniera più orizzontale è quello sul quale stiamo lavorando un po' da tempo, diciamo, insieme a Giulia e con Gianu, perché dopo la proposta di una abbiamo vinto un bando sulla creazione di una stazione di bicicletta a Lecce in un centro culturale indipendente, da lì è partito un mondo, cioè come riuscire a creare gruppo e come riuscire a cambiare, diciamo, proprio le basi, no? Per una rivoluzione che diciamo è politica, è urbana e anche individuale, e quindi siamo qui, lavoriamo insieme, vediamo dove andiamo. Grazie di essere venuto. Ciao, io sono Giulia, sono architetto, lavoro con Afro in Janub, sono una ciclista da ormai un po' di anni, diciamo che tutto questo progetto finalmente mi permette di lavorare su un tema che già da tempo avevo a cuore, quindi vediamo un po' con questo laboratorio. Buonasera a tutti, sono Davide. I miei studi non c'entrano niente con la bicicletta. Neanche i miei, non ti preoccupare. Come? Neanche i miei. Sono di Corato, ho lavorato per 5 anni a Roma, come tecnico nel cinema, e lì ho conosciuto il mondo delle biciclette, cioè no, ho riscoperto il mondo delle biciclette, ciclofficina eccetera, e dopodiché mi sono ritrasferito in Puglia e con l'Arci ho creato una ciclofficina, e niente, adesso lavoro come tutto fare in una ditta dove facciamo carpenteria metallica, che non c'entra niente con le biciclette, però e niente, mi piacerebbe trasformare la passione delle bici in un lavoro. Adesso vediamo come si fa. Come si fa?
Con la ciclofficina dell'Arci abbiamo creato delle bici, due bici reclinate in legno, non ancora terminate, cioè sono ancora in fase di rodaggio, diciamo. Dai, almeno nome, età e perché sei venuto. Ciao, sono Leo, vengo da Taranto, faccio parte delle ciclofficine tarantine di Taranto e sono qui quest'oggi per realizzare il mio sogno, che da bambino era costruire biciclette, aggiustare, riparare. Benvenuto. Io sono William, faccio parte anch'io delle ciclofficine tarantine, che sono collocate all'interno di un posto che si chiama appunto Officina Tarantina, che è un posto che è nato da un anno a Taranto. E niente, io in bicicletta mi sono avvicinato da un paio d'anni, sia per necessità sia per comodità, perché comunque la nostra città è una città piccola e si può girare benissimo in bicicletta. E da quando siamo entrati, insomma, in questo posto ho riscoperto un po' anche... Cosa, insomma, ti aspetti dall'incontro di oggi? Cosa mi aspetto? Da questo incontro di oggi? No, mi piace il fatto che comunque ci sono diverse persone, quindi mi aspetto comunque di arrivare a capire alcune cose che non mi sono chiare, proprio a livello legale magari, il funzionamento di attività che riguardano la bicicletta, cioè tante cose, e poi di capire realmente se è una cosa che mi può interessare o no. Ciao a tutti, mi chiamo Jenny, innanzitutto scusate il ritardo, ma non siamo pratiche di questa zona, che sono di Trani, insegno educazione fisica a scuola, una scuola media, e sono qui perché da 2 anni mi sono avvicinata al mondo della bici, quindi cicloturismo. Poi nel tempo libero smonto e monto bici, così per curiosità sono venuta questa sera. Ecco, appunto. Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesca, sono di Terlizzi e non c'entro nulla con il mondo della bicicletta, nel senso che faccio tutt'altro lavoro. E che niente, lavoro fai? Io sono salumiera. Saumiera? Salumiera. Ah, salumiera. Sì. Niente, io ho accompagnato lei. Grazie a lei ho iniziato a scoprire il mondo della bicicletta, anche per questo io l'ho accompagnata, proprio perché mi sto avvicinando. Scusa, salumiera in un negozio o salumiera in un supermercato? Azienda, catena di supermercati. Ah, ok. Faccio pubblicità a Despar. Ok, niente. E quindi, niente, io mi sto avvicinando, infatti anche... su Facebook cerco di cliccare più pagine possibili per quanto riguarda dove c'è la bici o comunque i vari percorsi tipo Santiago, le vie francigene, quindi okay. Mi piacerebbe fare un tour in bici, è tutto qui, quindi se possibile imparare il più possibile sul mondo. Vediamo. Grazie. Ciao, mi chiamo Mirena Tavani, ho 12 anni. Sono un'alunna del professor Sassanelli e niente, mi piacciono le bici. Anche a me. Mi chiamo Nicola Loiodice, sono venuto qua con il professore Sassanelli e mi piace guidare le bici. Io sono il professor Sassanelli. E ho il piacere di insegnare tecnologia ai ragazzi della scuola media Ungaretti che sta qui al quartiere San Paolo. Ho conosciuto i ragazzi dei passi da ciclope quando all'inizio di quest'anno, appena arrivato in questo quartiere, mi hanno proposto di fare un giro per il quartiere per vedere un po' insieme ai ragazzi delle terze medie quali fossero i problemi legati alla ciclabilità di questo quartiere. E siccome i ragazzi sono stati molto interessati e la compagnia dei passi da ciclope mi è molto piaciuta, allora, a nome della scuola, in questo momento, sto cercando di capire se questo è anche un mondo che possiamo proporre ai nostri ragazzi, perché loro possano in un futuro diventare degli amanti della bicicletta e delle persone che possano lavorare con la bicicletta. Allora, innanzitutto molto piacere a tutti quanti. Io a questo punto partirei con dei video,
sono i video di 4 pubblicità che ho selezionato veramente a caso, perché io non guardo la televisione, e quindi, cioè, non per spocchia, ma perché vivendo all'estero non guardo la televisione italiana. E no, ho sbagliato. E con voi volevo capire, purtroppo non abbiamo l'audio, ma insomma penso che tutti più o meno conosciate, possiamo spegnere la luce magari? Conosciate di cosa si parla? Questa è la pubblicità della nuova Panda 4x4, no? Dove sfotte un po' la pubblicità dell'Audi, l'Audi Land of 4, insomma. Audi Land of 4. L'esclusiva. Conoscete benissimo la pubblicità del Mulino Bianco, no? Dove c'è il nostro bel Banderas, il bellissimo uomo che va in giro per il Mulino Bianco, appunto, a fare biscotti che ovviamente vengono fatti a mano con l'assistenza della gallina. Un aneddoto, lo psichiatra che... Sì, faceva... aspetta un attimo, fermo il video, un secondo. No, ma è una battuta, veramente. Vai avanti tu, dai. Vabbè, sarà la pubblicità del casco, adesso arriviamo allo psichiatra famoso. Guardate un po' l'ambientazione, eccetera, eccetera. Purtroppo, appunto, non avendo l'auto, non avendo l'audio, riusciamo a apprezzare solamente la metà degli spot in sé. C'è una ricerca dietro, no? Che ti connette dappertutto, immagine futuristica. Conoscete questa pubblicità? No. Vabbè, l'auto si parcheggia da sola, eccetera, eccetera. E poi c'è l'ultima. Che è quella un po' più simpatica, che parla dell'infasi per uomo, che ti dice che più sudi più stai fresco. Dalla ricerca Infasi, no? Il nuovo deodorante, e quindi Infasi, l'uomo derma, appunto, c'è questo uomo molto piacente che chiaramente si spruzza il deodorante dappertutto, che ovviamente contiene le beta ciclodestrine che richiamano anche un po' la bicicletta, lui zompetta dappertutto e chiaramente le donne non riescono a resistere a lui. Finito. Dicevi, scusa, la battuta. No, era una battuta veramente, santo per... No, diceva, il problema non è tanto parlare con gli animali, no? Quando gli animali ti rispondono che è un problema, no? Se parlare con la gallina non è un problema, sì, sei convinto che la gallina ti risponde, no? Sono abbastanza d'accordo. Allora, sulla base delle pubblicità che abbiamo visto, un po' sicuramente rievocano qualcosa all'interno della vostra memoria, nel senso che immagino che... almeno 3 su 4 le abbiate viste tutti in televisione. Secondo voi qual è la pubblicità che è venuta meglio delle 4? Uno? Qualcuno che voglia dire qualcosa? Quella della Panda. Quindi a me viene da pensare che se quella della Panda è la pubblicità venuta meglio in assoluto, voi in questo momento avete voglia di comprare la Panda, dico bene? Ti fa venire voglia di comprare la Panda quella pubblicità? Non so, è simpatica come pubblicità. Però sì, è simpatica come pubblicità. Ti fa venire voglia di comprare la Panda? Deve essere onesto. Ti fa venire voglia di comprarla? E non la compri, è quello il punto. Infatti io oggi sono venuto qua a raccontarvi di una cosa... Vabbè, partiamo da questo presupposto. C'è un libro che è stato scritto un paio di mila anni fa da Sun Tzu, che si chiama L'arte della guerra, all'interno che è il manuale di guerra. Cioè come si fanno le guerre, e più o meno da 2000 anni a questa parte non è cambiato niente. Ora, chi conosce qualcosa di marketing sa che il linguaggio del marketing non è molto diverso dal linguaggio che si usa per l'arte della guerra. Cioè
All'interno del marketing si parla di target, quindi di bersaglio, si parla di campagne, no? Si parla di strategie, si parla di tattica. Sono esattamente gli stessi termini che vengono mutuati dal mondo della dell'arte militare. C'è questa frase di Sun Tzu che secondo me riassume il tutto, che è: una strategia senza tattica è il cammino più lento verso la vittoria. Le tattiche senza una strategia sono il clamore prima della sconfitta. No? Dove poi, che cos'è la strategia e cos'è la tattica, perché spesso vengono confuse come parole. La strategia è la capacità di raggiungere obiettivi importanti predisponendo nel lungo termine con lungimiranza i mezzi atti a tale scopo, quindi gli strumenti che mi servono per raggiungere l'obiettivo finale. Mentre la tattica sono l'insieme dei modi di agire ritenuti più adatti al raggiungimento di un determinato scopo. No? Quindi, diciamo, la tattica e la strategia è composta da una serie di tattiche che poi vengono applicate per il raggiungimento dell'obiettivo. Benvenuti. Vi siete saltati il momento della presentazione? Sì, come stai? Quando però si parla di marketing, esiste un'opinione abbastanza diffusa che è che il marketing sia pubblicità, no? E che la pubblicità sia fatta in modo da condizionare elementi delle persone per arrivare a vendere pressoché qualunque cosa a chiunque. Questa è un'immagine abbastanza esplicativa, c'è una donna che si fa la barba, no? Perché? Perché questa donna è stata talmente bersagliata di messaggi pubblicitari che alla fine ha voluto provare l'ebbrezza anche lei di mettersi la schiuma sulla faccia, ciao, benvenuti, di mettersi della schiuma alla barba sulla faccia e iniziare a radersi. Chiaramente c'è qualcosa che non va, nel senso che tutti noi siamo mediamente, veniamo bersagliati da 230 spot televisivi al giorno, no? Poi oltretutto adesso anche chi frequenta le stazioni, no? Piuttosto che chi naviga su internet, eccetera, è ancora più esposto alla pubblicità, ma nonostante questo, molto difficilmente questa pubblicità finisce per influenzare le nostre scelte e i nostri comportamenti. Cioè, quello che compriamo, mentre può avere un'influenza molto decisa quando siamo in un'età magari molto giovane, quindi molto facilmente influenzabile, siamo arrivati a un punto noi in cui, talmente esposti alla pubblicità, non ce ne accorgiamo neanche, no? Al punto che c'è stata la fase, per esempio, della costruzione dei cartelli pubblicitari ovunque, no? Proprio sulle strade. Ormai noi passiamo per le strade e non ci rendiamo conto che ci sono questi cartelli pubblicitari. Li escludiamo. Apriamo un sito internet, si apre una finestra pop-up e noi la chiudiamo immediatamente. Magari contiene l'informazione più interessante del mondo, però il nostro cervello ci dice: quella è spazzatura, quella non la dobbiamo considerare. Infatti questo elemento ci porta a dire che il marketing è morto. No? Questa è una frase detta da Bill Lee all'interno dell'Harvard Business Review, che ha portato a un grande scandalo, perché è una rivista che poi è il punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di business, è arrivato con un'affermazione così, così grossa. Però cerchiamo di capire prima di tutto che cos'è il marketing, perché il fatto è che il marketing non è la pubblicità, contrariamente a quello che siamo abituati a pensare. Il marketing è il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del consumatore e dell'utente in un dato mercato, nel tempo, luogo e modo più adatti ai costi più bassi per il consumatore e nello stesso tempo remunerativi per l'impresa. Quindi il marketing non è la pubblicità, il marketing è tutto quel sistema che va dall'invenzione del prodotto fino alla commercializzazione. Quindi quando noi diciamo strategia di marketing, non dobbiamo pensare che è oddio e adesso come lo racconto fuori questa cosa. Cioè ho inventato, che ne so, ho fatto un nuovo cappello e adesso come lo racconto. Perché il punto è che se noi abbiamo un prodotto scadente, e fate attenzione, quando parlo di prodotto io non mi riferisco a una realtà aziendale, può essere un prodotto di qualunque tipo, può essere anche semplicemente un'idea, un concetto, no? Che chiaramente dobbiamo pensarla in una maniera articolata per poi andarlo ad esporre in un modo concreto nei confronti dell'esterno, in modo che altre persone comprino il prodotto, comprino il servizio, comprino anche semplicemente l'idea. Cioè io ti voglio convincere del fatto che la bicicletta, per esempio, è uno strumento, è un mezzo di trasporto che va bene per la città. Questa è un'idea che noi dobbiamo vendere. La domanda però è:
esiste un mercato per la nostra passione? Cioè, chiaramente se io devo vendere a qualcuno, ci vuole qualcuno che compri, no? E quindi la grande domanda è, visto che in questo momento noi tutti, chi più chi meno, salvo un paio di persone in questa stanza, sono molto dentro il mondo della bicicletta, chiaramente stanno affrontando chi magari sta cercando di costruire qualcosa partendo da questo presupposto, si sta ponendo la domanda, ma quello che voglio fare io ha senso al di là del mio piacere? Cioè, a me piace tantissimo dormire, però la domanda è, esiste qualcuno che è disposto a pagarmi per dormire? Se io riesco a rispondere in modo positivo a questa cosa, vuol dire che il mio dormire può diventare un'attività remunerativa. E quindi siamo a questo punto, ora non spaventatevi per questo grafico qua sotto, però la nostra passione è il mondo, no? Ovvero una banalissima curva di domanda e una curva di offerta. Per chi non è molto avvezzo con il mondo dell'economia, si dice che, o meglio si dice, la curva di offerta è rappresentata da una curva verticale, o comunque positiva in questo senso, perché chiaramente all'aumentare delle quantità prodotte aumenta la quantità di soldi che chi produce le cose vuole guadagnare. Così come la domanda ha una forma in questo senso, perché più alto il prezzo, meno sono le persone che sono disposte a comprarlo. No? È abbastanza... E quindi la domanda è, riusciamo a trovare un punto in cui si incontrano la mia offerta di passione per la bicicletta e la domanda di qualcun altro? E quando riusciamo a incontrarlo, che valore ha? Perché se questo punto di incontro ha un valore positivo, allora vuol dire che veramente noi possiamo trasformare la nostra passione in un lavoro che ci permette di mettere insieme il pranzo con la cena, con eventualmente anche l'affitto da pagare. La risposta in questo momento è sì, è evidente, basta aprire una rivista qualsiasi, basta aprire un qualsiasi giornale e ci rendiamo conto che, per esempio, gli articoli che sono più cliccati, che hanno più like, eccetera, eccetera, in questo momento sui siti online, sono quelli che riguardano proprio le biciclette, no? E si vede, per esempio, ultimamente è uscita la ciclabile di Van Gogh in Olanda, sempre in Olanda hanno fatto poi la ciclabile con i pannelli solari, no? Cioè sono stati dei fenomeni abbastanza mostruosi da un punto di vista della diffusione web. Perché questo? Cioè, a livello di click hanno avuto lo stesso successo degli articoli sul sesso, no? Se iniziamo a pensare che la bicicletta sta diventando tanto attraente quanto il sesso, probabilmente allora ci viene a dire che in questo momento questo punto di incontro con la domanda e l'offerta ha un senso. Il problema è cosa succede domani, no? Perché chiaramente nel momento in cui noi vogliamo realizzare una nostra passione, ci interessa che questa cosa sia realizzata oggi, subito, ma che abbia anche un senso domani. Cioè, c'è una cosa che ci piace fare e ci piacerà farla probabilmente anche tra dieci anni. E quindi proviamo a dare uno sguardo al futuro, no? E cerchiamo di capire quali sono le cose che succederanno nel futuro, guardiamo in avanti, cerchiamo di capire quali sono le cose che succederanno nel futuro che ci permettono di dire se ha senso investire oggi, magari anche fare dei debiti, perché poi fare impresa vuol dire anche fare debiti molto spesso, per dare una risposta, per capire se domani questa cosa si riuscirà a ripagare. Un primo elemento che vi voglio dare: nel 2050 6 miliardi di persone vivranno all'interno delle città, sono il 70% del totale, no? Questa informazione è estremamente importante, perché sapere come vivranno le persone, dove vivranno le persone, ci permette anche di sapere dove si sposteranno e come si sposteranno. 6 miliardi di persone all'interno delle città ci permette di dire che difficilmente queste persone potranno spostarsi tutte a bordo di un'automobile. No? Perché 6 miliardi di automobili all'interno di uno spazio territorialmente finito non ci stanno, non c'è posto per farle muovere, non c'è posto per parcheggiarle. Questo quindi ci costringe a dire che probabilmente serviranno dei mezzi di trasporto alternativi. Ecco, facciamo invece un passo indietro e andiamo nell'Olanda del 1973. L'Olanda del 1973, l'Olanda in questo momento noi la conosciamo come il paradiso dei ciclisti, no? Però non è sempre stato così, nel senso che l'Olanda dopo la Seconda Guerra Mondiale ha avuto uno sviluppo per certi versi simile a quello dell'Italia, per cui si è puntato molto su chiaramente l'automobile,
come mezzo di spostamento. C'è un bellissimo video che gira in rete, come sono nate le ciclabili in Olanda, magari qualcuno le ha già viste, per gli altri lo ripeto. Nel 1973 però succedono alcune cose molto particolari all'interno del paese che fanno spostare le politiche della mobilità del paese. Cioè, appunto, dicevo, fino al 73 l'Italia, l'Olanda, esattamente come l'Italia, ha subito un processo di ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è stato quindi la costruzione di queste grandi arterie per inseguire il concetto della fluidificazione del traffico e quindi consentire alle auto di procedere in modo molto veloce, attraversare la città in modo veloce, quindi hanno modificato delle città molto antiche per adeguarle alla velocità dell'automobile. Poi nel 1973 succedono due cose che sono estremamente rilevanti. La prima è la quarta guerra arabo-israeliana, no? O guerra dello Yom Kippur. Insomma, i paesi produttori di petrolio a un certo punto chiudono i rubinetti e dicono: ah sì, no? Voi occidentali supportate Israele nella guerra contro gli arabi e noi arabi non vediamo più il petrolio, vediamo dove andiamo a finire. Il risultato, l'Italia viene colpita molto da questa cosa, quindi da lì nasce il concetto di austerity, le domeniche a piedi, noi siamo troppo giovani per ricordarcele come cosa. E in Olanda però, l'Olanda viene colpita ancora di più di quanto non sia successo all'Italia. E l'Olanda rimane completamente a corto di benzina, a corto di petrolio. Per questo chiaramente gli olandesi sono costretti a iniziare a utilizzare la bicicletta. Nel frattempo però succede anche un'altra cosa. Succede che si ingaggia una vera e propria guerra nei confronti dell'automobile. Perché? Perché sempre nel 1973 qualcuno si è reso conto che il numero di bambini uccisi per le strade dalle automobili era estremamente elevato e quindi i genitori si sono incazzati neri e hanno detto: basta, fermate l'infanticidio, che in olandese sarebbe Stop der Kindermord, che è il nome di questo movimento spontaneo nato dal basso che arrivava a fare proteste di questo tipo. Non so se la luce lo consente di vedere bene. Non so se si vede bene, però insomma qui ci sono delle automobili che sono state ribaltate, eccetera. Da lì la politica ha detto: benissimo, allora a questo punto recepiamo questa situazione e decidiamo di investire in un futuro diverso. No, per il ciao. 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 Decidiamo di investire in un futuro diverso per il nostro paese e iniziamo a costruire una modalità di fruizione della mobilità differente, basata in particolare sul 1. La messa al bando delle automobili nel centro delle città e 2. Chiaramente lo sviluppo di forme di ciclabilità. Andiamo avanti, proviamo a guardare ancora al futuro. Se noi guardiamo al futuro e pensiamo al petrolio, no? Quante volte ci hanno detto che il petrolio è una risorsa finita? La cosa interessante è che, vediamo forse abbiamo appena letto, no, sono anche colorati. Che colore preferite? Verde. Se noi consideriamo la storia, no, per dire, dall'anno zero fino ad arrivare al 2014, noi notiamo che c'è stato l'utilizzo del petrolio è andato in questo modo. No? E però noi in questo momento viviamo come se il petrolio fosse la cosa più normale del mondo, è come se il petrolio dovesse esserci per sempre, non ci rendiamo conto che invece la curva del petrolio, quindi questo picco che vediamo qua, ha una forma invece di questo tipo, per cui a partire dal 1850 si inizia a scoprire che il petrolio può avere delle applicazioni interessanti, soprattutto da un punto di vista economico, e di conseguenza si scoprono dei sistemi sempre più innovativi, sempre migliori per estrarlo, e di conseguenza inizia a aumentare la produzione di petrolio nel corso del tempo. Però appunto il petrolio è una risorsa, come sappiamo, finita, che a un certo punto diventa sempre più difficile da estrarre. Difficile da estrarre vuol dire che si necessita sempre più energia per tirarlo fuori. Però chiaramente nel momento in cui io vado a estrarre il petrolio, che è una cosa che serve per produrre energia e devo utilizzare tanta energia per estrarlo, si viene a creare un cortocircuito.
La teoria è stata creata da questo signore coi baffi, no? Che si chiama Marion King Hubbard, che è un americano che lavorava alla Shell, che nel 1956 si è uscito con questa teoria dicendo: ragazzi, stiamo sbagliando strada, lui lavorava alla Shell, no? Diceva: arriverà un momento nella storia che ancora noi non sappiamo esattamente qual è, però arriverà più o meno intorno tra il 2000 e il 2020, durante il quale la produzione di petrolio arriverà sul picco massimo, no? Per forza è così, cioè se una cosa è finita, arriva il momento in cui, se noi abbiamo questa stanza e iniziamo a riempirla di oggetti, arriverà sicuramente il momento in cui questa, più della metà della stanza sarà piena di oggetti, no? E avremo un problema di spazio. Ecco, in questo caso siamo esattamente in questo momento. La domanda è: cosa succede quando arriviamo al picco del petrolio? Per capirci meglio possiamo pensare a un albero, ma noi abbiamo un albero di mele. Abbiamo fame, vogliamo raccogliere le mele. Iniziamo chiaramente con le mele che sono, o quei fichi o quello che ci pare, che sono chiaramente più vicini a noi. Quindi iniziamo a raccogliere quello. Poi quando abbiamo finito quelli facili da raccogliere, dovremmo prendere una scala oppure arrampicarci e iniziare a raccogliere le altre mele. E poi. Arriverà un punto in cui ci saranno le mele sull'albero che saranno talmente difficili da raggiungere che noi le guarderemo e diremo: beh, in fondo a me la mela non va. Col petrolio succederà esattamente la stessa cosa. No? Quindi arriverà un momento in cui il petrolio diventerà necessariamente molto scarso. Cosa succede in quel momento? Possiamo andare con una serie di teorie, oppure possiamo vedere veramente la storia se ci insegna qualcosa. Facciamo un salto geografico, siamo andati in Olanda, adesso andiamo un attimo a Cuba, no? Cuba è una realtà estremamente interessante da questo punto di vista, perché nel 1989, quando è caduto il crollo del muro di Berlino, l'Unione Sovietica si sfalda, fine della guerra fredda, no? Insomma, tutte cose che sappiamo. A un certo punto succede che Cuba, eterno rivale, eterno nemico di tutto l'Occidente, tra virgolette, soprattutto degli Stati Uniti, soffriva chiaramente di un embargo molto forte. Quindi i paesi occidentali non potevano esportare nulla verso Cuba. Nel 1989, l'89 e il 91, l'economia sovietica crolla, di conseguenza Cuba si ritrova completamente isolata dal resto del mondo. Completamente isolata dal resto del mondo significa che a un certo punto non ha avuto nemmeno accesso al petrolio, perché a Cuba non c'è petrolio. Però anche Cuba, per quanto adesso l'economia comunista, dove poi alla fine appunto si basava molto sulla produzione interna, eccetera, eccetera, Cuba si è ritrovata di fronte al problema di dover chiaramente rimpiazzare questo petrolio con altre cose. Da lì è stato varato un piano speciale di 5 anni dove Cuba ha detto: abbiamo un problema, i casi sono due, o apriamo all'Occidente, quindi mettiamo in crisi tutto il discorso politico che abbiamo portato avanti in questo anno, in questi anni, no, negli ultimi 50 anni, oppure cerchiamo di far fronte alla situazione, aperta parentesi, non sto facendo un'apologia di Cuba, sto riportando una questione storica, non ci sono giudizi perché poi vabbè. Hanno detto appunto: noi dobbiamo o facciamo fronte al problema e cerchiamo di risolverlo internamente, oppure chiaramente dobbiamo, come si dice, calare le braghe e concedere al nemico quello, insomma, dar la vinta a loro. È stato varato un piano quinquennale, viene chiamato il periodo speciale, durante il quale appunto Cuba ha vissuto totalmente senza petrolio. Vivere totalmente senza petrolio chiaramente ha significato che le già poche auto che erano presenti sull'isola, le poche auto private che c'erano, eccetera, dovevano rimanere ferme, i trasporti dovevano essere razionalizzati, ma non solo l'agricoltura, no? L'agricoltura di petrolio ha parte per esempio della produzione di fertilizzanti e pesticidi, no? Ma le macchine agricole, no? Cuba si è ritrovato in un problema gigantesco dall'oggi al domani che in qualche modo ci fa dire che probabilmente un giorno ci arriveremo anche noi se le cose vanno avanti in questo modo, perché così come Cuba non poteva importare il petrolio dall'esterno, noi non potremo prendere il petrolio a Marte.
Beh, la soluzione è stata ovviamente una decentralizzazione dell'attività, quindi invece di prendere gli studenti, di spostare gli studenti per mandarli nelle scuole, nei centri urbani, spostiamo le scuole in modo che gli studenti ci possano arrivare agevolmente. Invece di far arrivare i prodotti agricoli da lontano, iniziamo con la creazione per esempio degli orti urbani in modo che ciascuno sia stimolato alla produzione di cibo che poi potrà consumare autonomamente senza che questo preveda il consumo del petrolio. Come sappiamo, Cuba ha un'economia che si basa in particolare sulla canna da zucchero, per esempio, gli scarti della canna da zucchero vengono utilizzati per la creazione di energia. Per la creazione di energia per alimentare l'isola, quindi le piante a biomassa, piuttosto che pannelli fotovoltaici diffusi su tutti all'isola, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa è stata estremamente complicata per il popolo cubano, detto così sembra una cosa facile, ma il cubano medio in questi 5 anni ha perso appunto mediamente 10 kg di peso, quindi hanno fatto la fame per intenderci, hanno dovuto rivedere la propria dieta, stanno eliminando la carne, hanno eliminato praticamente la carne. Quindi perché? Perché la carne richiede troppo energia per essere prodotta rispetto a quello che rispetto appunto alle calorie che riesce a fornire. Quindi hanno trovato nuovi sistemi di alimentazione che sono molto più vicini a quelli precedenti alla produzione del petrolio. Questo è un altro scenario, no? Andiamo al prossimo scenario. Cambiamenti climatici. Noi sappiamo che in futuro, anche un po' nel presente, io adesso vengo da Milano dove ho visto veramente una città invasa dall'acqua, noi sappiamo che in futuro ci saranno dei cambiamenti climatici, che non sappiamo in che direzione andranno, no? Vediamo per esempio sul nord Italia che ci sono delle precipitazioni molto forti, abbiamo visto la Liguria messa in ginocchio, abbiamo visto tante situazioni complicate. Sappiamo che ci sarà, d'altro canto, se dice tanta acqua, probabilmente ci saranno delle zone in cui ce ne sarà molta poca, eccetera. La causa dei cambiamenti climatici, anche questa è nota, che sono le emissioni di CO2, l'effetto serra. Quindi l'aumentare le emissioni di CO2 chiaramente di conseguenza occorre una riduzione delle emissioni di CO2, che anche se è un obiettivo difficile da raggiungere. C'è una vignetta molto bella, che non so se riuscite a leggere, comunque ve la riassumo in inglese, che dice la cosa interessante è questa vignetta del 1989, no? Quindi insomma stiamo parlando di 23 anni fa, 25 anni fa. Dice, è tempo che iniziamo a parlare seriamente dell'effetto serra. Stiamo affrontando una catastrofe di natura globale. Dobbiamo semplicemente smettere di produrre così tanta anidride carbonica, che viene dalla, in particolare dalla combustione di combustibili fossili. Cosa possiamo fare? Poi dice, beh, il problema più grande sono le automobili. E poi dice, nell'ultima vignetta dice, in qualche modo il punto di discussione si ferma sempre qua. E poi sotto in piccolo dice, forse dovremmo dire ai sudamericani di smettere di bruciare le foreste, no? Chiudo la suggestione. Passiamo un attimo all'Italia. Vabbè, la racconto anche questa che vedo che è molto piccola. Questo è il parco veicolare dell'Italia, no? Queste sono le serie storiche dell'ACI sullo sviluppo della motorizzazione sull'incidentalità stradale in Italia dal 1921 al 2007. Questo in particolare parla del parco veicolare e ci dice di quante auto sono in circolazione. Nel 2007 erano intorno ai 45.000 auto, no? Che tradotti in numeri un po' più stringenti ci dice che in Italia ci sono quasi 68 auto per 100 abitanti. Quasi 68 auto per 100 abitanti. Se noi pensiamo alle dimensioni dell'Italia, a tutte le montagne che abbiamo, quindi a una popolazione molto una popolazione molto concentrata su spazi molto stretti, ci rendiamo conto che così tante auto, spazi molto piccoli, molto stretti, sono difficili da gestire. Soprattutto che siamo al top del mondo, cioè togliamo San Marino, che vabbè, sappiamo che il numero di auto registrate lì è per altri motivi fiscali, togliamo Monaco che segue lo stesso
lo stesso ragionamento, gli Stati Uniti che sono un paese molto grande, il Liechtenstein che è un altro paradiso fiscale, l'Islanda, no, comunque sono tutti paesi o che per motivi fiscali o per quelli presenti nella lista o per motivi fiscali o che dispongono di un territorio molto grande non subiscono questo problema. L'Italia è il primo paese al mondo per numero di auto per superficie. Questo è un problema evidentemente che in qualche modo andrà risolto. E quindi mi viene a dire che se noi guardiamo al futuro, noi abbiamo fatto questa lunga carrellata nel futuro, mi viene a dire che probabilmente la soluzione è questa, no? Cioè arriverà necessariamente il punto in Italia in cui ci si dovrà liberare dell'automobile, ma non perché lo dico io, ma perché questi sono tutti gli elementi che guardando al futuro ci viene a dire. Allora, abbiamo il problema del petrolio, non c'è più petrolio, la Fiat non c'è più, c'è una presa di coscienza da parte dei cittadini, subiamo il problema della mancanza di spazi, subiamo una serie di problemi, la soluzione può essere quella del cambio della modalità di spostamento, che non vuol dire mai più auto, vuol dire semplicemente rivedere il modo in cui ci spostiamo, vuol dire semplicemente che probabilmente l'automobile privata individuale che io utilizzo per andare a fare la spesa all'interno del quartiere non è più il modo migliore per spostarsi, no? E soprattutto diventerà molto caro. Uno studio che è stato presentato oggi sostiene, visto che poi ci sono quelli che sostengono parlano dell'auto elettrica come la soluzione a tutti i problemi, evidenzia che ogni volta che viene venduta un'auto elettrica il produttore non ci guadagna ma anzi ci rimette economicamente, quindi il produttore di turno non ha interesse a vendere le auto elettriche proprio perché sono troppo costose rispetto ad un margine troppo basso. Quindi, teniamo un attimo le somme. Abbiamo parlato della nostra passione per la bicicletta, abbiamo parlato del resto del mondo, adesso la sfida è trovare un prodotto e un mercato, ma soprattutto trovare una convergenza che è questa, all'interno del quale chiaramente la nostra passione della bicicletta può avere senso per il resto del mondo. Quella è la vera sfida, posto che abbiamo evidenziato che esiste un mercato per... a cosa sono interessate le persone? Allora, la cosa base chiaramente è riuscire a capire che parte è questa, no? Che parte è questa qua, dove si riesce a sviluppare un'economia sostenibile, a prescindere dal fatto che si parli poi appunto di prodotti, servizi, di idee, eccetera eccetera. Cosa vogliono veramente le persone? Perché quello è il punto. Se noi sappiamo cosa vogliono, se io so cosa vuole Michele e lui per esempio vuole il pennarello verde, io ho tutti quei colori, non gli andrò a offrire un pennarello rosso, gli potrò offrire un pennarello verde. E qui ritorniamo ancora al concetto originario del marketing, no? Da cui siamo partiti. Se io ho 10 colori a disposizione, io posso impegnarmi finché voglio a cercare di vendere a Michele gli altri 9 colori, il rosso, il giallo, il blu, eccetera, eccetera. Ma se lui vuole il verde, e lo sa lui perché vuole il verde, io non riuscirò mai a convincerlo del fatto che lui dovrà comprare un altro colore. Perché? Perché ci sono delle cose che spingono le persone ad avere una determinata propensione all'acquisto di diverse cose. Cosa vogliono le persone? Sono delle cose che vogliono di più e delle cose che vogliono di meno. Le persone vogliono più amore, vogliono più soldi, vogliono più consenso, vogliono più tempo libero e vogliono quindi soluzioni. D'altronde le persone vogliono meno stress, meno conflitti, meno litigi, meno incertezza e meno problemi. Cioè, qualunque cosa noi possiamo avere in mente in questo momento deve andare necessariamente a fare leva su questi elementi. Quindi nel momento in cui io ho un'idea imprenditoriale di qualunque tipo, devo pormi il problema, prima di tutto, che problema ti risolve?
E quindi la domanda, ti sto garantendo di avere più tempo libero? Proviamo a pensare al microonde, no? Il microonde è uno strumento che, pensandoci, non è che sia questo grandissimo strumento rivoluzionario, nel senso sì, ok, va bene, mi permette di scongelare un panino della carne, eccetera, eccetera, in tempi estremamente brevi, mi permette di scaldare una pietanza in tempi molto brevi. Quindi va a fare leva sul concetto di tempo libero. Io mentre utilizzo il microonde posso fare altre cose, è una soluzione last minute che io posso utilizzare per fare una qualunque cosa. Però di per sé non è uno di quegli elementi senza i quali io non riesco a vivere, no? Però mi risolve un problema, esattamente come l'aspirapolvere, esattamente come per esempio i diamanti, no? Un diamante per sempre, c'è l'immagine di... il diamante è diventato il simbolo dell'amore, il simbolo della promessa di finanziamento, di fidanzamento, esattamente. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a fare leva su questi fattori, abbiamo delle buone probabilità di andare a intercettare quel target. Il punto è però quello della costruzione di un prodotto, no? Che si fa attraverso le categorie. Anche questo non è niente di spaventoso, nel senso, vogliamo chiamarlo profitto, vogliamo chiamarlo successo, vogliamo chiamarli soldi, vogliamo chiamarli esito positivo, è una funzione, quindi il raggiungimento del nostro obiettivo è la funzione di qualcosa più qualcos'altro ancora, che può essere chiamato X, Y, Z. Questo qualcosa sono delle categorie, no? Cioè, ovvero come noi riusciamo a costruire mentalmente un prodotto, un discorso, un servizio, un'idea, no? Cioè su quali, sapendo che le persone vogliono più soldi, più successo, più amore, eccetera, eccetera, quindi più soluzioni, vogliono meno problemi, come andiamo a costruire il nostro prodotto? Che funzioni deve avere il nostro prodotto affinché possa funzionare? Proviamo a vederlo con qualche esempio che magari ci capiamo meglio. Io stamattina sono venuto a Bari con un aereo, no? Ho volato con la peggiore compagnia del mondo. E la peggiore compagnia del mondo, che è Ryanair, perché è peggiore, poi insomma dipende dai punti di vista, cioè è la compagnia probabilmente più sicura al mondo, non ha mai avuto un incidente, non ha mai avuto un problema, l'unica cosa è che ti rompono le palle, siamo in streaming, vero? L'unica cosa è che veramente è un supplizio dal momento in cui fai il biglietto fino al momento in cui atterri. Quando atterri, io mi ricordo... Papa Giovanni Paolo II, che una volta atterrato con l'aereo baciava terra, no? Io mi sento sempre un po' in quelle condizioni quando volo con Ryanair, perché è vero, ti fanno volare, con 20 euro te ne vai a Parigi, no? Però passi tutto il tempo dove sei in aereo a maledire il momento in cui hai deciso di andartene a Parigi, poi arrivi a Parigi, ti godi la vita, eccetera, fino al momento in cui non devi rientrare. Ora, ritornando al discorso della funzione, no? Che abbiamo detto essere più Z, no? Noi possiamo dire per esempio che Ryanair è partito da una funzione di compagnia aerea, questa X possiamo rappresentare come la compagnia aerea, a cui ha aggiunto qualcos'altro. Essendo un più può essere anche un meno, no? In particolare Ryanair cosa ha fatto? Ha tolto qualcosa, ha detto benissimo, allora ai tempi c'era l'Italia, c'era Air France, c'erano mille compagnie aeree che sì, insomma, se la cavavano benino, i signori di Ryanair, gli irlandesi, hanno detto ma proviamo a entrare con un nuovo prodotto, no? Ma non hanno fatto la fotocopia di quello che già c'era. Perché? Perché il mercato era pieno. Hanno deciso di orientarsi su qualcosa dove non c'era mercato e quindi hanno detto benissimo, proviamo a togliere qualunque tipo di servizio possa essere utile, restringiamo i posti, mettiamo tutte le persone accalcate sull'aereo. Dice ma cavolo, ma come fai? Beh, ti riduco il prezzo del biglietto, no? E poi facciamo che i biglietti non possono essere più acquistati attraverso le agenzie, ma invece lo puoi acquistare solamente online con carta di credito. Facciamo che, poi ci aggiungiamo anche il fatto che se tu, qualunque cosa tu vuoi extra la devi pagare. Facciamo che non hai il bagaglio in stiva, se vuoi il bagaglio in stiva lo devi pagare.
No? E facciamo anche che se io ti dico che il tuo bagaglio deve essere grande così e non ci entra il tuo bagaglio in uno spazio grande così, lo devi imbarcare, non si chiudono occhi, non si fa niente. Tutto quello che è extra lo paghi, vuoi un bicchiere d'acqua, lo paghi, vuoi andare, qualunque cosa tu voglia, lo devi pagare. Addirittura io ieri sera ero a Bergamo, ero in preda al panico perché mi sono reso conto che non avevo stampato il biglietto dell'aereo, no? Io non volo molto spesso con Ryanair e non essendo abituato, generalmente tu arrivi al check-in, presenti il documento d'identità, loro ti stampano il boarding pass, tu sali sul, vai al gate, sali eccetera e va tutto bene. Ieri ho scoperto che con Ryanair se tu fai questa cosa devi pagare 60 euro extra perché perché devono stamparti loro il boarding pass. No, quindi loro invece che aggiungere qualcosa al servizio aereo hanno tolto tutto. E hanno messo tutto extra. Il risultato, tu ti fai un'ora di aereo dove ci stanno gli assistenti di volo che non sono più assistenti di volo ma diventano promoter. E quindi passano, tu stai sonnecchiando, loro ti svegliano e dicono: scusi, vuole un caffè? No, grazie, guarda, stavo dormendo, no? E poi ti riappisoli un'altra volta e dicono: vuole il profumo CK1? No, sto dormendo, guardi, veramente non lo voglio. No, poi ti cercano di vendere le sigarette, poi dopo le sigarette ti vendono, passano anche con i gratta e vinci, no? Ecco. E oltretutto un'altra cosa, quindi questo è un po' il modello. Ryanair funziona? Io direi di sì, no? È un buon esempio da seguire. Ne possiamo parlare, se è un buon esempio da seguire, però il discorso è che Ryanair vola, continua a volare, da un punto di vista della sicurezza non ha mai avuto problemi, ti porta da A a B nel minore tempo possibile e con la minore spesa possibile, tutto il resto sono chiacchiere. Qual è la mission di Ryanair? Qual è la mission di Ryanair? Trasportare la gente. Esatto, e questo fanno loro. Come? Come è un problema loro? Ma infatti è molto interessante questa cosa, e qua ritorniamo al discorso del marketing, no? La pubblicità. Ryanair non è un grandissimo inserzionista pubblicitario. Ryanair è molto raro che ti faccia una pubblicità su un giornale. Se ti fa una pubblicità sul giornale ti dice che voli con 29 euro, ma lo so già tanto che voli. Ah, un'altra cosa, un altro elemento che ha preso Ryanair è questo, è che una volta tu per volare da, per esempio, da Roma a Francoforte, dovevi andare negli aeroporti, quelli insomma di un certo livello, no? Quindi Fiumicino, eccetera, eccetera. Beh, Ryanair ha stravolto questa cosa, per andare a Francoforte ti dicono che voli a Francoforte, invece non voli a Francoforte ma voli a Hahn, che è a 150 km da Francoforte. Ti dicono che ti portano a Milano ma invece ti lasciano a Bergamo, no? Che sono quei 70 km. Poi sono affari tuoi tutto il resto. Tu hai deciso di stare alle loro regole e voli con loro. Però appunto, loro poi per farsi pubblicità cosa fanno? Se ne saltano fuori con delle altre brillanti idee e dicono... stiamo pensando di far volare in piedi i passeggeri. Per me che sono alto 1,90 m sarebbe anche una bella cosa, perché seduto è veramente una tortura, però ti fanno questo ragionamento. Risultato, i giornali parlano di Ryanair che ha proposto di volare in piedi, pubblicità a costo zero. Queste si chiamano pubbliche relazioni, ed è una cosa estremamente interessante. Ti propongono per esempio di farti pagare ogni volta che vai in bagno, no? Sono cose che in qualche modo vanno in quella direzione. Prendiamone un altro, Alcenero, non so se lo conoscete, è un marchio di prodotti biologici, no? Il buono del biologico è il 1978. Loro cosa hanno fatto? Hanno preso questa equazione, quindi successo economico uguale funzione di X, dove X questa volta invece è il prodotto alimentare, e ci hanno aggiunto un altro elemento, che è quello del biologico, non ce l'aveva nessuno. Loro ce l'avevano, hanno alzato i prezzi, hanno detto, beh, ma costa di più, sì, però è biologico. Dice, ma si fa più fatica a trovarlo? Sì, però è biologico. No. Ma sì, però è biologico. Se tu vuoi il biologico, tu vuoi Alcenero, punto. Se tu vuoi mangiare biologico, vuoi Alcenero. Poi sono entrati altri soggetti nel mercato. Alcenero funziona? Sì. Apple è un altro esempio meraviglioso, no? Se pensiamo in particolare più che ai computer, pensiamo a tutto il resto che gli sta dietro, tutte le altre grandi invenzioni di Steve Jobs. Pensiamo all'iPod, no? Che è stato il primo grande prodotto rivoluzionario il primo grande dispositivo portatile
che ha inventato Apple. A un certo punto noi andavamo in giro, chi se, immagino ce lo ricordiamo tutti, con montagne di, video, di cassette, oppure montagne di CD, che poi andavi in giro, l'ascoltavi, a un certo punto finiva la cassetta, la giravi, finivano le pile, insomma, questioni. Beh, loro hanno preso il concetto di musica, l'hanno associato con qualcosa, con un'innovazione tecnologica, quindi con una nuova categoria, che è quella degli MP3, per esempio, ovvero musica digitalmente compressa, e soprattutto con il concetto di mobilità. Cioè noi all'improvviso siamo andati in giro con 1000 dischi in tasca. È una cosa rivoluzionaria. O ancora di più quando si sono inventati l'iPhone, no? Che è stato il primo smartphone. Cioè il fatto di avere un telefono che poi diventava qualcos'altro e che aveva 1000 funzioni, che per noi adesso sono scontate, ma non sono scontate di per sé. È solamente che qualcuno ha avuto l'idea di aggiungere una categoria a un'altra categoria. E invece di andarsi a scannare con tutti gli altri, con la concorrenza, ha detto, ah sì, io invece di andare a intervenire, perché il problema allora qual è? Che nel momento in cui noi abbiamo un mercato pieno di N soggetti, tutti che lavorano nello stesso settore, noi dobbiamo intervenire fondamentalmente su due temi. Uno è l'aumento della qualità e l'altro è la diminuzione del prezzo, perché sennò uno perché deve comprare da me, no? Chiaramente poi c'è tutto il tema della distribuzione, eccetera. Però nel momento in cui io diminuisco i prezzi, guadagno meno, non ci sono storie. E nel momento in cui io mantengo i prezzi uguali e aumento la qualità, guadagno meno. In questo caso la logica appunto è non andiamo dove ci sono tutti gli altri, andiamo dove non c'è nessuno. E il mondo della bicicletta è estremamente interessante a questo punto di vista. Andiamo piano. Apple, Italy, altro esempio estremamente interessante, Alti Cibi, no? Cosa ha fatto? Ha preso il concetto di grande distribuzione, quindi supermercato, e l'ha unito con un altro concetto che è quello appunto della qualità. Tu puoi andare in un... Questa qua non, è una cosa che ci aveva provato a farla anche Coop, no? Con i prodotti Fior Fiore, se non sbaglio si chiama. Ecco, i signori di Italy hanno pensato bene di dedicare un supermercato esclusivamente a prodotti di altissima qualità. Possiamo aprire tutte le parentesi del mondo, possiamo fare tutte le polemiche del mondo. Qua stiamo parlando esclusivamente di categorie, che poi lo facciano sfruttando, che poi la qualità non sia qualità, eccetera, eccetera, è un altro discorso. Stiamo parlando qua di modelli. Oppure un altro esempio è quello, per esempio, di Trenitalia, quando si è inventato i Frecciarossa. Uno dirà, sì, Trenitalia però c'è il problema che è monopolista, no, c'è lui e basta, sì. Però Trenitalia con le frecce non è andato a intaccare un mercato che era già il suo, è andato a intaccare il mercato in particolare dei collegamenti che sono Milano-Roma, Milano-Napoli, no, Milano-Pescara, no, Milano-Ancona, scusate, Milano-Torino, Napoli-Torino, eccetera. Cioè non è andato a fare concorrenza a se stessa, ma si è inventato un prodotto che andasse a fare concorrenza alle compagnie aeree. Perché? Perché è vero, sì, io in un'ora volo da Linate a Fiumicino, però il problema è che poi io a Linate ci devo arrivare, e Linate non è in centro in città. E poi soprattutto mi devo essere lì un'ora prima per fare il check-in, eccetera, eccetera. Devo passare attraverso il metal detector, controllo passaporti, che è una tortura. Il volo, sali, scendi, no? Il controllo, eccetera, eccetera. Ma perché devo fare tutta questa cosa che io posso salire in centro città e scendere in centro città dopo 2 ore e 55? Ci metto veramente meno col treno che con l'aereo. Allora siamo di nuovo qua, no? Valore economico che è funzione del treno a cui è stata aggiunta un'altra cosa. Qual è questa cosa? Boh, per esempio la velocità. Per esempio è stato aggiunto il servizio, no? Non ho mai viaggiato personalmente in prima classe sulle frecce, però le ho viste.
e vedendole uno si rende conto che effettivamente, cioè, viaggiare 2 ore e 55 sulla poltrona extra large dove ti arriva la persona che ti offre il caffè, ti dà il dolcetto, ti dà il giornale, eccetera, eccetera, è un tipo di servizio che io capisco che ci siano delle persone che possano spendere tanto per acquistare quel tipo di servizio. Scusate. Oppure, e qua ci avviciniamo a noi, chi conosce questo marchio? Beh, questo marchio è un marchio pressoché sconosciuto di un'azienda che fa biciclette del Minnesota, negli Stati Uniti. Cosa fanno loro? Loro fanno biciclette, anzi neanche biciclette, loro fanno telai. Fanno telai che sono pesanti, sono veramente pesanti. Te li vendono di un colore solo. Fanno diversi modelli, però ogni modello ha il suo colore. Lo vuoi nero? C'è nero. Lo vuoi rosso? C'è nero. Mi dispiace. Lo vuoi verde? C'è nero. Se lo vuoi nero, va bene. Se lo vuoi un altro colore, ti arrangi. Non è un problema mio. No? Quanto pesa? Noi sappiamo tutti che nel mondo della bicicletta c'è questa passione enorme nei confronti della cosiddetta grammomania. Quindi tutti che devono avere sempre il componente più leggero possibile. Allora c'è gente che magari spende 500 euro per un telaio. No, loro ti vendono una bicicletta, un telaio a 350 euro, che però è molto pesante, e tu lo sai. E perché te lo compri? Te lo compri perché uno costa poco, due è di acciaio resistente pressoché a qualunque cosa, sai che non ti darà mai un problema, sai che è una bicicletta che ti durerà per sempre, e loro non ti raccontano palle. No? Quindi loro quello che hanno fatto è prendere il concetto bicicletta, hanno tolto la pubblicità, perché loro non sponsorizzano gare sportive, non sponsorizzano niente, assolutamente. L'unica cosa che fanno è venderti un prodotto che funziona. Nel momento in cui glielo chiedi, loro ti dicono: noi non facciamo hi-fi, noi facciamo musica, che è diverso, noi facciamo le biciclette che vogliamo usare noi e poi cerchiamo di vendere agli altri, e gli altri le comprano. E ne parleremo anche di questo. Ecco, e arriviamo quindi al tema vero della bicicletta, no? Perché fino adesso abbiamo fatto un po' qualche volo pindarico così. Questa io ritengo che sia l'immagine del ciclismo italiano, no? È l'immagine, quella con la I maiuscola, quella che non esiste barbiere in Italia, forse adesso sì, ma comunque che negli ultimi 50 anni non abbia avuto, almeno per un periodo, l'immagine dei due grandi campioni, che per chi non li conoscesse sono Coppi e Bartali, che si passano la borraccia al Tour de France. Questo è un po' il simbolo. Ed è in qualche modo è come se il mondo si fosse fermato a quel Tour de France, il mondo della bicicletta. Nel senso che in Italia effettivamente, se noi pensiamo a tutti gli altri paesi, no? Pensiamo per esempio, non so chi ha avuto l'occasione di andarci, però anche senza andarci è abbastanza risaputo, per esempio, che in Olanda la bicicletta è molto utilizzata, no? L'Olanda viene considerato uno dei paesi ciclisticamente più evoluti, e così anche la Danimarca. Ma noi possiamo dire, per esempio, che noi italiani non abbiamo una cultura della bicicletta? Cioè, possiamo onestamente guardare quella foto e dire che noi italiani non abbiamo una cultura della bicicletta? Secondo me no. E che però, appunto, in Italia il concetto di bicicletta si è fermato a quello. E infatti abbiamo avuto, per esempio, noi abbiamo una grandissima tradizione non solo ciclistica dal punto di vista di pedalatori, ma anche di costruttori di biciclette, no? Cioè Tullio Campagnolo, l'inventore del cambio, è italiano, così come Cino Cinelli, che è l'inventore del pedale a sgancio rapido, è italiano. Il Vigorelli è stato considerato uno dei velodromi più belli del mondo, che chiaramente è a Milano. Poi insomma Bianchi, no? Col Nago, Eddie Merckx, il cannibale, quello che ha vinto tutto, lui correva su biciclette col Nago. Quindi insomma noi italiani dobbiamo dire che abbiamo una grande cultura della bicicletta. Il problema è che poi la cultura della bicicletta italiana si è un po', come dire, chiusa su se stessa, no? Cioè non è riuscita ad andare oltre
questo concetto. Mentre in Olanda hanno detto, appunto nel 1973, come raccontavo prima, che bisognava cambiare modalità di spostamento e di conseguenza puntare sulla bicicletta per ridurre la velocità, per aumentare la sicurezza, per ridurre i consumi di petrolio, per, in Italia abbiamo sempre visto la bicicletta come questa cosa qua, cioè quello strumento che ti serve il sabato e la domenica per andare a fare attività sportiva, per andare sui colli, per andare in montagna, per andare a sentirsi un po' anche noi come coppie Bartali, no? Anche noi andiamo a fare lo Stelvio, anche noi andiamo a fare i grandi passi dell'Appennino, magari andiamo in Francia a fare le Deux Alpes, a fare il Tourmalet, no? E poi, sì, e poi al bar ci raccontiamo quanto tempo ci abbiamo messo a farlo, sì, ma quella curva, quell'altra curva, in discesa ho preso gli 85 km all'ora. E d'altronde, insomma, anche quelli che vendono le biciclette in Italia, chi sono? Sono ex ciclisti. Cioè, Colnago era un ciclista che a un certo punto ha detto, boh, basta, non corro più, inizio a saldare i tubi, no? Ma che bello questo telaio, molto bello. Ha trovato qualcuno che, insomma, l'ha aiutato a crescere, poi lui, Ernesto Colnago, è una persona estremamente intelligente, è riuscito a trasformarlo in un business. Pinarello, Fausto Pinarello, Pinarello era quello che a un certo punto lo pagarono per lasciare il ciclismo professionista, no? Gli diedero dei soldi e lui si ritirò dalle corse e con questo iniziò un'attività appunto di creazione, di realizzazione di biciclette. E così anche i ciclisti di paese, quelli che riparano le biciclette, sono persone che hanno tentato, ce l'hanno messa tutta, di iniziare a di avere una carriera all'interno del ciclismo sportivo. In qualche modo non ce l'hanno fatta, o in qualche modo magari sì, però hanno quei soldi che sono riusciti a raccogliere, hanno detto, boh, cosa so fare io? Capisco di biciclette e so mettere a posto le biciclette, apro un negozio di biciclette. Chiaramente se io, come si dice, se lo strumento che io ho a disposizione è un martello, tutti i problemi avranno la forma di un chiodo, no? E questo è esattamente quello che è avvenuto in Italia in questi anni. Ora però siamo a un punto di svolta, per tutti i motivi che abbiamo visto all'inizio, e in qualche modo questa tipologia di ciclismo, per quanto esista ancora, sta iniziando un po' a scricchiolare, perché non so quante persone siano ancora così desiderose di indossare dei costumini in licra tutti colorati che mette in evidenza la ciccia di troppo, piuttosto che magari con una bella scritta Mercatone 1 sul petto, no? Sulla coscia. Non lo so quante persone ancora siano interessate a questa cosa. Viceversa, però, sempre più persone si rendono conto, per esempio, che passare la vita chiusi nel traffico, all'interno di un'automobile, di una scatola di metallo, legati con una cintura di sicurezza al sedile, forse non è il modo migliore per iniziare. Buongiorno, buonasera. No, grazie, non... benzina. Ah, ho capito benzina, dicevo, no, per carità. No, infatti, proprio benzina no, guardi. Quindi molte persone si stanno rendendo conto in questa fase storica che non è più il caso di iniziare la giornata in quel modo. Ma non solo perché non è bello, ma perché non è sostenibile economicamente. Cavolo, la benzina costa 1,60 € al litro, ma di più? Quanto costa il litro? Non lo so io. 1,7? Non lo so, se mi chiedi la birra lo so, la benzina no. È un prezzo estremamente elevato. Con la crisi che c'è in questo momento, molte persone stanno pensando a modificare le proprie abitudini di consumo. Consumo e mobilità. Però cosa succede? Che queste persone poi vanno in un negozio di bici e dice, sì, buongiorno, guardi, vorrei una bicicletta. Ah, sì, guardi, qua ho una meravigliosa bici da corsa, oppure, ancora peggio, qua ho una meravigliosa mountain bike. Guardi, non ha capito. Io devo andarci a fare la spesa. Che problema c'è? Prende la mountain bike, poi le borse le mette sul manubrio, no? E va a fare la spesa. Ecco, questa qua è esattamente una risposta sbagliata. Però, come dicevo, siamo in un momento di cambio. No? Cambio di paradigmi. Quindi, posto che la X adesso l'abbiamo trasformata in qualcosa che conosciamo un po' meglio, no? Che è una bicicletta, per esempio, noi a proposito di prodotti,
se ci inventiamo tre categorie diverse, inventiamo poi, se consideriamo esclusivamente tre categorie merceologiche diverse, che sono quello del ciclismo urbano, quello del tempo libero e quello della bicicletta, possiamo iniziare a dire che ci sono degli ambiti all'interno del quale esistono probabilmente delle possibilità di inserimento per la realizzazione, per esempio, di un'attività economica che possa essere redditizia. Per esempio c'è, iniziamo semplicemente dalla bicicletta, no? Esiste la borsa. Ora, l'Italia è il paese della moda. Non ci sono obiezioni, penso. L'Italia è il paese della moda. Ora, se noi riuscissimo a mettere insieme questa vocazione alla moda insieme alla categoria bicicletta, quindi prendiamo questa Y e la facciamo diventare moda, quindi facciamo economia uguale funzione di bicicletta più moda, no? Abbiamo inventato una categoria merceologica per la quale esiste uno spazio, no? E quindi possiamo per esempio produrre delle borse, no? Delle borse che possono essere tanto delle borse da mettere, da portarsi in giro come tracolle, oppure che possono essere attaccate alla bicicletta. Io per esempio giro con questa, no? Che è una borsa, spazio pubblicitario, spazio promozionale, una borsa della Ortlieb che si usa tanto come tracolla, tanto si attacca al portapacchi, e che è oggettivamente brutta. Perché? Perché l'hanno fatta i tedeschi, mi dispiace amici tedeschi, ma ci sono cose che sapete fare bene, infatti è impermeabile, la potete immergere nell'acqua. No, eh? Minchia se funziona! No, funziona, scusa, funziona veramente bene, però è oggettivamente brutta, è nera, è riflettente, è quadrata, mi ricorda i televisori quelli negli anni 80, no? I Telefunken, quelli proprio, no? Loro ci sono arrivati per primi. Adesso serve qualcuno che però metta un po' a posto la questione. L'abbigliamento, no? Ci sono un sacco di persone che si stanno avvicinando alla bicicletta e che probabilmente vorrebbero anche manifestare con il proprio abbigliamento questa propria passione. Però come dicevo prima, non è che puoi pretendere, non è che puoi chiedere a uno che sta andando a portare i bambini a scuola di vestirsi come contador al Giro d'Italia. No, perché si sentirebbe ridicolo lui, però d'altronde non gli puoi neanche chiedere di vestirsi completamente di cotone, perché se trova la prima salita, il cotone si bagna, rimane bagnato, a contatto con la pelle, poi si raffredda, effetto gelo tutto il giorno, dai ragazzi, cioè, no? E così via, accessori, la vendita di biciclette, le riparazioni. Ora, questo può sembrare è un mondo estremamente difficile da entrare, però se noi pensiamo alla grande caratteristica della bicicletta, la prima grande caratteristica della bicicletta è quella dell'enorme contatto col territorio, no? Non esiste prodotto come la bicicletta, forse al di là dell'agricoltura, che abbia una così grande relazione col proprio territorio. Di conseguenza esistono degli spazi all'interno del quale ci si può inserire semplicemente utilizzando questa funzione, no? Cioè inventandosi qualcosa di leggermente diverso. E quindi poi pensiamo semplicemente al tempo libero. Tempo libero io l'ho considerato come macro sezione, però all'interno fondamentalmente l'80-90% è cicloturismo, no? E questa qua è una cosa che mi fa incazzare a morte. Io ho vissuto per 4 anni in Germania, no? Dove poi è stato lì che ho avuto l'illuminazione riguardo veramente alla bicicletta. Ed è stato lì che ho iniziato ad avvicinarmi al cicloturismo. Ma perché? Perché il tedesco medio nel fine settimana prende la bicicletta e si fa i suoi 80, 100, 120 chilometri, magari 3 giorni con la tenda, eccetera, va a esplorare, bla bla bla. E poi ho scoperto, per esempio, che la ciclovia del Danubio porta un sacco di soldi. Un sacco di soldi, siamo nell'ordine di 70 milioni di euro l'anno, no, 70 milioni di euro l'anno, che mi rendo conto che quando ci sono tanti zeri è sempre complicato quantificarli e capire, perché poi uno si guarda nel portafoglio e dice, boh, c'ho 50 euro, no? Però la ciclovia del Danubio è diventato un elemento di forza delle economie dell'Austria, per esempio. E questa non è da sottovalutare come cosa, stiamo parlando dell'Austria. Cioè stiamo parlando di un paese
che, con tutto il rispetto per gli amici austriaci, però l'Italia ha il 70% del patrimonio mondiale artistico, dei beni UNESCO. E questi sono austriaci. Hanno un fiume, ci fanno passare sopra le biciclette e ci fanno una montagna di soldi. E noi no. Però il nostro potenziale è enorme. E quindi, per esempio, quello che serve, quindi andiamo lì di nuovo a mecciare, a unire la nostra passione con le esigenze del mondo, per esempio la figura di guida turistica. Quando dico che la bicicletta è strettamente legata al territorio, è quello. Servono persone che ti vengano a spiegare, guarda, questa è una chiesa, questo è un cane, quello è l'albero. No? E questo qua è un affresco del 1500 che tu nel tuo paese, perché oggi è il 19 di novembre, 20, oggi è il 20 di novembre, quanti gradi c'erano fuori oggi pomeriggio? 22. 22 gradi. Temperatura perfetta per pedalare. No? Il tedesco medio se ne sta a casa, sotto la coperta, a tirare bestemmie perché non può pedalare. No? Potrebbe venire in Puglia a pedalare, però non ci viene. Perché? Perché non gliel'ha detto nessuno, fondamentalmente, o perché probabilmente non esiste un'offerta. Ci sono mille perché di fronte a queste cose. Perché servono tutte queste figure, serve una guida, servono i tour operator che lo prendono per l'orecchio e gli dicono: amico tedesco, was machst du? Cosa fai? Vieni da noi a pedalare in Puglia, no? Piuttosto che i bike hotel, delle strutture alberghiere attrezzate, campeggi, tutto quello che volete, che siano in grado di dare un'offerta turistica esattamente come la vogliono loro. La meccanica, il noleggio di biciclette, proviamo a pensare solamente al tema delle biciclette a pedalata assistita, no? Tornando sempre al discorso iniziale, come sarà il futuro? Come sarà il futuro? L'età media in Germania è di 47 anni, l'età media in Italia è di 42 anni. Media. Chi ha una capacità di spesa maggiore, quindi chi veramente ha i soldi in questo momento, sono le persone anziane. Le persone anziane che probabilmente, se gli diciamo pedala, loro dicono: ma cosa? Ma pedala tu, no? Che sei giovane. Però se noi gli diamo delle biciclette che possono pedalare senza fare fatica, probabilmente sarebbero disposti a fare un'attività all'aria aperta, a scoprire un territorio, eccetera, eccetera. Però serve questa cosa, perché, come diceva, lo vediamo dopo anche questo, scusate. E così quindi il noleggio, la meccanica, le applicazioni, tutto il mondo. E poi c'è il ciclismo urbano, no? Le infrastrutture, servono rastrelliere, servono, magari, non lo so, io ho questa fantasia delle docce pubbliche, no? Ho questa fantasia, visto che il mio datore di lavoro, comunque, visto che l'imprenditoria in Italia è fatta di piccolissime aziende, e che non è pensabile che tutti abbiano uno spogliatoio, una doccia, eccetera, eccetera, io ho questa fantasia della doccia pubblica, dove uno arriva, magari si fa 10 km in bicicletta, prima di andare al lavoro arriva alle docce pubbliche, si fa la doccia, si cambia, eccetera, eccetera, magari c'è anche fuori il meccanico che gli dà una controllata al cambio, gli oli alla catena, eccetera, eccetera. I piani della ciclabilità, servono persone competenti che vadano a spiegare ai comuni come si fanno questi lavori. Buonasera. Servono dei consulenti di comunicazione, consulenti di qualunque cosa, e non esistono patentini di consulenti, perché nessuno ti viene a dire: guarda, sì, ecco, adesso tu hai fatto la formazione per dire sei consulente. Io oggi sono qua a farvi una lezione, ma io non ho un curriculum di marketing. Ho maturato delle esperienze, Corrado ha avuto l'occasione di conoscermi, ha avuto l'occasione di leggere quello che ho scritto per un po' di anni, e mi ha detto: vieni a raccontare questa cosa, ma io non ho una formazione per questo, mi sono autoformato, sono arrivato a un punto in cui ritengo di avere qualcosa da poter condividere con gli altri. Tutti noi abbiamo questa cosa, chi per un segmento, chi per un altro segmento. E così via per gli eventi, no? L'eventi, l'eroica, chi conosce? Quanti conoscono l'eroica qua dentro? Sulla mano. C'è qualcuno che non la conosce, veramente? Beh, l'eroica è la manifestazione sportiva più interessante del momento, probabilmente. Si tiene ogni anno a Gaiole in Chianti, nelle terre di Siena, ed è una rievocazione storica del ciclismo eroico, cioè quello di Coppi e Bartali che si passano la borraccia, e di conseguenza esiste questo vincolo di dover correre su biciclette fabbricate prima del 1989, 83,
comunque, che hanno delle caratteristiche specifiche che devono essere quindi rigorosamente in acciaio, ma questo è ovvio perché al periodo non si usavano altri materiali, con le levettine del cambio sul tubo obliquo, e bisogna avere, e sono vietati i pedali a sgancio rapido, no? Cosa vuol dire? Vuol dire una rievocazione di un modo vecchio di andare in bicicletta, e le persone pagano un sacco di soldi per andare a partecipare a questo evento, che è a numero chiuso, vestendosi poi con le maglie di lana, eccetera, eccetera, proprio rievocativo di un vecchio modo di andare in bici, e il marchio quest'anno è stato venduto, no? È stato venduto alla bellezza di 1 milione di euro. Quindi c'è stata una persona che un giorno ha detto facciamo l'eroica. Facciamo, non so, una rievocazione così del ciclismo eroico. Boh, facciamolo. Quest'anno l'ha venduta 1 milione di euro. E se qualcuno se l'è comprato per 1 milione di euro, vuol dire che probabilmente il valore che si aspetta di ricavarne in futuro è maggiore. E infatti dopo l'eroica in Toscana è nata l'eroica Britannia, che è esattamente la stessa cosa, però in Gran Bretagna. Perché? Perché la bicicletta è una cosa territoriale. Non è un telefonino, no? Non è un telefonino che io faccio il telefonino e faccio 5 milioni e li vendo in giro per il mondo. No, la Puglia è qua. Non è che posso fare 5 milioni di Puglia e ognuno ha la sua Puglia. No, devi venire qua per avere questa cosa. Eccetera. Volete fare una pausa? Andiamo avanti. Come volete? Io vado avanti, eh? Se andiamo avanti finiamo presto, se no... Però boh, se adesso... Vabbè, dai. La proprietà di Selle Royal. La famiglia... Come si chiamano loro? Aspetta, però non loro da soli, se la sono comprata loro insieme a quelli di Italy Bike Hotel. Famiglia, non mi ricordo il nome. Comunque, insomma, infatti poi vendono le magliette con scritto l'eroica, no? Tutti i gadget, eccetera, eccetera. Questo, quindi il discorso eventi, basta arrivare a questo punto, no? Cioè, ritorniamo sempre a questa equazione che vi avrà anche un po' stufato, però è prendere la bicicletta e associarci una cosa qualsiasi. Adesso sarebbe molto interessante, infatti volevo fare una pausa adesso, per lasciarvi con la suggestione di questa cosa, perché dopo al rientro della pausa avrei voluto che qualcuno, che ciascuno dicesse, inventasse una nuova categoria da associare al tema biciclette. Perché il Bici più Bar, il Bicycle Café, no? Ce ne sono, ormai ne stanno aprendo dappertutto, insomma. Almeno una decina di città dove ci sono le conosco. Bicicletta più libreria, arrivi, lasci la bicicletta e inizi a leggere. Oppure bicicletta più libreria, solo libri di bici. Oppure riparazione di bici e libreria, quindi mentre ti riparano la bici tu leggi e poi magari ti compri il libro. Bicicletta più abbigliamento, no? Non c'è molto in questo momento, però c'è qualcuno che ha capito, per esempio, che i margini sull'abbigliamento sono più alti rispetto ai margini, quindi la possibilità di guadagno, rispetto alla bicicletta. Il fatto è che se io ho un maglione, no, mi occupa uno spazio relativo. Se io ho una bicicletta, mi occupa un altro spazio, no? Bicicletta più matrimonio. Ci sono persone che organizzano matrimoni in bicicletta. Perché? Perché evidentemente ci sono persone che sono capaci di stare per 4 ore seduti in una stanza ad ascoltare uno che parla solo di biciclette, che probabilmente, visto che riescono a stare 4 ore in una stanza ad ascoltare uno che parla di biciclette, probabilmente sarebbero anche disposte a fare un matrimonio in bicicletta, e che di conseguenza hanno bisogno di un professionista che, specializzato nel mondo dei matrimoni, avendo competenze in maniera di bicicletta, si inventa il bike wedding, no? Bici e fiori, si può? Sì. A Milano c'è un negozio che si chiama Bici e Radici, no? Tu vai lì e puoi comprarti un manubrio oppure una petunia. Cosa c'entra? Niente, non c'entra niente. Però tu arrivi e mentre il marito guarda le bici, la moglie, scusate lo stereotipo, mi rendo conto che non... Però mentre il marito guarda le bici, la moglie guarda i fiori, o viceversa.
O magari vai dentro per comprare un mazzo di fiori, metti gli occhi sulla bicicletta che ti fa impazzire e alla fine te la compri, no? Risultato, hai dei prodotti che costano molto, hai dei prodotti che costano molto poco, hai prodotti con una certa stagionalità, hai prodotti con un'altra stagionalità, no? Se uno deve, se c'è il compleanno della fidanzata, uno dovrà comprare i fiori probabilmente. I compleanni si distribuiscono lungo tutto l'anno, il negozio di bici invece campa soprattutto durante i mesi primaverili e estivi. Autunno e inverno ha un po' di problemi. Bicicletta e ristorante. Esiste il Bianchi Caffè, che è aperto il mese scorso a Milano. Esiste. Bicicletta più consulenza. Esiste. Cioè, noi prendiamo la bicicletta, ci attacchiamo qualunque cosa e abbiamo una categoria nuova che non esiste e che può avere un senso da un punto di vista, da un punto di vista economico. Qualcuno dice, ma se nessuno l'ha fatto, vuol dire che non ha senso. Se qualcuno non l'ha fatto è perché probabilmente non ci aveva pensato, uno. Poi, insomma, ognuno deve avere, visto che comunque la bicicletta ha un carattere così territoriale, è chiaro che si cala all'interno di un contesto. E solamente chi vive all'interno del contesto sa di cosa ha bisogno il contesto all'interno del quale vive. Per intenderci, in un quartiere disagiato dove le persone, dove magari non è servito dai mezzi di trasporto, dove magari le persone non hanno necessariamente tutte l'automobile, aprire un negozio di abbigliamento di Ermenegildo Zegna non ha senso. Però se queste sono le precondizioni del quartiere, probabilmente può avere senso prevedere un sistema di consegne di alimentari a domicilio, no? Diventiamo ricchi? No, non si diventa ricchi. Però il punto è fare quello che ci piace in un modo che ci piace, facendo una cosa che faccia, che vada a offrire a soddisfare una domanda del mercato e di conseguenza che ci venga riconosciuto economicamente. Poi se si vuole diventare ricchi, consiglio a tutti di dedicarsi alla finanza, eccetera, che lì i soldi si fanno molto più in fretta. Qui stiamo parlando chiaramente di riempire una passione. E qua, per esempio, questo è un esempio molto bello, secondo me, di Milano, dove c'è Rudy. Rudy è un signore che a un certo punto, dopo averne provate tante nell'arco della propria vita, ha detto, sai che c'è? Mi apro un'officina ciclante, no? Cioè, vado a fare riparazioni di bici in giro per la città. Perché? Perché Milano, notoriamente, è una città all'interno della quale tutti lavorano, tutti vanno di fretta, nessuno ha tempo, no? E tutti vogliono le cose subito. Tac, 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 tac. E lui ha detto, benissimo. Questo vuol dire che le persone probabilmente, uno, non hanno tempo di ripararsi le biciclette da soli, due, non hanno tempo di portarla dal meccanico, però hanno probabilmente una ruota forata, un problema a risolvere, eccetera, eccetera. E Rudy, il passaggio che ha fatto è stato esattamente quello, andarsi a inventare un nuovo modo di fare assistenza meccanica, che è pure intelligente, perché ha preso la bicicletta, ha tolto qualcosa che è la stanzialità fisica, no? Che poi si traduce fondamentalmente in minore affitto da pagare, perché se uno vuole aprire un negozio, il negozio lo deve aprire nel luogo giusto, questo è fondamentale. E lui invece ha detto, sai che c'è? Io il negozio non lo apro, no? Mi tengo un garage dove tengo tutti i pezzi di ricambio, no? Mi faccio un po' di pubblicità, mi faccio conoscere, eccetera, eccetera. Infatti vedete che lui gira con una cargo bike di questo tipo, all'interno del quale mette il cavalletto, mette tutti gli attrezzi necessari e lui viene a casa tua dopo che lui ti ha detto, dopo che tu l'hai chiamato, gli dici guarda, ho una ruota storta, ho bisogno di centrare la ruota, mancano due raggi. Lui ti chiede, ok, che dimensione ha la ruota, tu gli dici, ho una ruota da 26 pollici, benissimo, lui si porta dietro tutti i raggi possibili che possono andare bene per una ruota da 26, ti cambia i raggi, no? E ti mette in condizione di ripartire. Costa di più? Sì, certo che costa di più.
costa di più di un negozio normale. Perché? Perché viene a casa tua, perché mentre tu te ne stai in ufficio a, a lavorare, o mentre tu te ne stai a casa a cucinare, mentre tu stai a casa a dormire o a fare quello che vuoi, lui sta lavorando per te. Questa cosa che poi chiaramente, essendo lontano, deve essere pagato. Ecco, qui non si parla di soldi, no? Però non so, io spero che lo conosciate tutti, l'esperienza Salva i ciclisti, che è un movimento di opinione che si poneva l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti che riguardavano chi si muove in bici. Questa è la manifestazione del 28 aprile 2012, 50.000 persone che vanno a Roma e dicono: ci avete rotto, no? Ci avete rotto perché siamo stufati che per la vostra passione per l'automobile noi ci dobbiamo mettere e rimettere la pelle. E questo qua, per quanto chiaramente a un certo punto si sia sgonfiato per motivazioni economiche, perché evidentemente nel momento, il volontariato funziona finché c'è tanta volontà appunto di farlo, nel momento in cui poi le persone devono dedicarsi ad altro, a un certo punto chiaramente perde un po' di grinta, però la logica è stata esattamente lo stesso: si è preso la bicicletta, la si è unita col concetto di sicurezza e col concetto di politica, e per la prima volta in Italia, a livello nazionale, si è affrontato il tema della bicicletta come questione politica. No, non semplicemente: ah, che bello andare in bicicletta, sì, ma tanto tu sei un ambientalista, no? No, la bicicletta è in modo utilitaristico, quindi io uso la bicicletta per andare dove devo andare, punto. Non sto facendo sport, no? È un mezzo di trasporto come tutti gli altri. Per la prima volta in Italia si è sollevata questa questione in questo modo. Un altro esempio è quello Bike Italia, che è messaggio promozionale, scriviamo sotto. È il portale che ho lanciato e a cui lavoro, che ha cercato, che ha messo insieme la bicicletta con l'informazione web, con un nuovo modo di concepire un nuovo modo, il modo che vi ho raccontato, che non è quello di Coppi e Bartali, no? Cioè tutto tranne quello. Noi parliamo di tutte le tipologie di biciclette tranne quelle che riguardano appunto lo sport, o comunque l'agonismo. Andare in bici è bello, andare in bici fa bene, andare in bici offre vantaggi economici, no? Andare in bici è una questione politica, andare in bici eccetera eccetera. Solamente cambiando, quindi aggiungendo degli altri elementi in questa equazione, è nato un nuovo prodotto che è tanto ovvio, quindi la bicicletta come stile di vita, è tanto ovvio che però ha portato Bike Italia ad essere la prima testata online in Italia in termini di traffico, unicamente dietro i forum, che vabbè, i forum sono... Oppure, qua appunto arriviamo al Bike Restaurant. Adesso facciamo una pausa, poi... E questo è il Bianchi Caffè, appunto, aperto il mese scorso a Milano, dove oltre chiaramente al caffè c'è anche il ristorante. Si trova accanto a Piazza San Babila, che per chi non è pratico di Milano è il cuore della città, proprio come dire, dove è il centro del centro del centro di una città molto ricca, e che di conseguenza ha poi tutte le caratteristiche di questo tipo di città. È uno di quei luoghi dove un piatto di ravioli, 9 ravioli, te li vendono a 15 euro, cacio e pepe. Però è pieno, no? Perché? Perché è nuovo? Non lo so. Perché si mangia bene? Non lo so. Perché la bicicletta tira? Non lo so. È sostenibile economicamente? Non lo so, perché è aperto da un mese. Però c'è da dire che tu entri e mentre ti mangi un piatto da 15 euro, e quindi stai pagando per un piatto di pasta per 15 euro, ti stai guardando una bicicletta che te la vendono a 6.000 euro. E se tu ti puoi pagare, se tu ti puoi permettere di andare a mangiare tutti i giorni un piatto di pasta a 15 euro, vuoi non avere 6.000 euro per comprarti una bicicletta? O viceversa, o semplicemente andare tutti i giorni lì a bere il caffè, così ti guardi le biciclette e sbavi. Risultato: vai lì e non vai da un'altra parte. Boh, io faccio una pausa.